Papà, ti devo parlare, papà. E mo devo parlare, devo andare a lavorare. No, bella. Quando ci vediamo a pranzo, con calma partiamo. Papà, che a pranzo? No, papà, è importantissimo, ti prego, adesso mi devi ascoltare. Veloce, già che devo andare a lavorare, dai. Senti, papà, io sono incinta. Vabbè, dai, poi me lo fai conoscere, vi sposate tutta poco, ma parliamo a pranzo, dai. No, magari. Papà, questo è il problema, non ci possiamo sposare. Perché non vi potete sposare? È già sposato. Come ti ha sposato? È già sposato. Ecco, quello farò... E c'ha pure famiglia, già. No, no. Senti, però... Se lo sa mamma, quel muro di crepapo qua. Quel mamma, no. Voglio spezzare le gambe a quelli. No. Prima a te, poi a quelli. No, papà, no, ascoltami. Lui ti piacerà, perché... Come mi piacerà? È una bravissima persona. Bravissima. È un uomo meraviglioso, ti piacerà. Io voglio fartelo conoscere. Io... Non me ne frega niente, questo qualsiasi cosa fa, deve riparare al danno. Ma vabbè, lui vuole riparare, vuole riparare. Vuole riparare. È disposto. Io stasera ti accompagno da lui. Deve parlare con me. Va bene, e lui ti vuole parlare, infatti stasera ti accompagno in uno dei suoi locali, così tu con calma parli con lui. Non me ne frega niente di locale, basta che risolviamo sta storia. Sì, stasera. Lo sa mamma, madonna, le gambe te le spezzano. Stasera ripariamo, buon lavoro! Lucky day, you know that's well, baby. I can give you anything but insomma, poi da tutta la confusione che c'era, meglio qui nella sala congressi, stiamo tranquilli. Ah, non ci c'è nessuno qua. Ma lei si rende conto che cosa ha fatto? Lei è un uomo sposato, lei ha un'attività per i fatti suoi. Sì. Lei sta votando per i fatti suoi. Questa ragazza, pure immacolata, l'unica figlia mia, si rende conto che l'ha messa in gente? Qua lei ha rovinato una famiglia. Allora, posso parlare a questo punto? Io non sono uno sprovveduto. Bisogna dirle le cose come sono, io mi rendo conto di quello che è successo, è stato insomma un frutto dell'amore. Voglio tanto bene a sua figlia, e questo è giusto dirlo, lo sottolineiamo. E quindi ho pensato un po' a tutto. Ecco, se il nascituro dovesse essere maschio, se il bambino sarà un maschietto, un bel maschietto, ho pensato che è giusto che abbia in eredità qualcosa. E quindi ho pensato proprio a questo locale dove mi siete venuti a trovare. C'è anche questa sala congressi, adiacente c'è l'albergo 5 Stelle Lusso e ovviamente il 20% di tutto il mio patrimonio, saranno insomma svariati miliardi di euro, se potrò fare il calcolo, sai? E quindi insomma penso che sia giusto dare tutto questo maschiettino. Se dovesse essere insomma il nascituro femminuccia, una bella femminuccia, dobbiamo poi pensare insomma come chiamarla, voglio dire, però in eredità... Ecco, ho pensato che sia giusto che lei abbia i tre alberghi che abbiamo a Tormina, anche quelli in 5 Stelle Lusso, con piscina, insomma, due strutture a Capri, due alberghi molto belli a Capri, c'è uno yacht anche lì, il 20% di tutte le mie proprietà, insomma, che abbiamo detto svariati miliardi di euro. Se maschietto, se femminuccia abbiamo provveduto. Voglio dire, se dovesse abortire... Lo fai di nuovo. Non ci sono problemi. Un faccio a rete. Te calma. Vai, lo fai. Di papà tu, non c'è problema. Lei stava occupata adesso.